Bentornati a speciale TG News. Questa sera torniamo a parlare di Ponte Gagnano Faiano. Lo facciamo con Dario Vaccaro, neo assessore all'urbanistica. Buonasera e grazie Alessandro per l'invito e per l'opportunità di questa chiacchierata assieme. Con neo assessore all'urbanistica, ma anche all'edilizia, al condono, alle politiche giovanili e al commercio. Esatto. La sua nomina è arrivata dopo la revoca dell'ormai ex assessore all'ambiente Carmine Spina. Ecco, vorrei partire proprio da questo. Si sente dire qualcosa al suo predecessore? Allora, io, come ho già detto in passato, Carmine mi ha accompagnato anche in questa scelta, in questi famosi 10 giorni che sono intercorsi tra... Dopo ne parliamo, infatti, dei famosi decreto di nomina e la mia firma. Sono culturalmente vicino all'assessore Spina, quindi molte delle cose fatte in questi 3 anni le abbiamo condivise. Io penso che l'assessore Spina abbia lavorato piuttosto bene, poi come ormai di dominio pubblico si erano create una serie di situazioni che andavano anche oltre e quindi il sindaco ha preso questa decisione. E, ripeto, Carmine mi ha anche accompagnato in questa decisione, ci sentiamo, siamo vicini perché alcune cose cominciate assieme è giusto che vengano comunque portate a termine assieme. Poi penso che Carmine sia una risorsa, a prescindere dal ruolo o meno in amministrazione, è una risorsa per la nostra città, è una risorsa soprattutto per il Partito Democratico Cittadino. Non si poteva più stare insieme ormai, si era creata una situazione, il sindaco stesso ha detto che intorno a lui si era creato un clima, diciamo, poco piacevole, condivide questa linea? Ma guarda, sono soprattutto aspetti di giunta. Io da Presidente del Consiglio sono entrato solo in maniera marginale nelle situazioni di giunta perché ci rispettiamo molto come ruoli. Poi ci sono alcune situazioni in città che sono un po' equivoche, mettiamola così. Io penso che Carmine però abbia tenuto bene testa a tutte queste situazioni. Poi c'è stata più una questione di rapporti politici che riguarda delle dichiarazioni e quindi a quel punto ci sono delle regole della politica non scritte che probabilmente hanno portato a questo passo, a questa decisione del sindaco. Dalla nomina da parte del sindaco alla sua firma in calce alla nomina sono passati, come lei ha detto giustamente, 10 giorni. Nel frattempo ha avuto anche il tempo di presiedere l'ultimo Consiglio Comunale, lei è stato Presidente del Consiglio Comunale dal 2018 a pochi giorni fa. Come mai questa lunga attesa fra la nomina e la firma? Allora beh, innanzitutto le cose come avete potuto seguire anche voi dalla stampa, dall'esterno, sono state molto veloci, cioè sono stati degli accadimenti molto veloci, questa cosa non era assolutamente nei miei piani. Quando ho avuto il decreto di nomina c'era un consiglio comunale che io avevo già convocato e quindi per il ruolo che ricopro io ho il massimo rispetto per la massima assise cittadina, quindi ho preferito dedicarmi in quei giorni esclusivamente alla questione consiglio comunale e poi sicuramente io sono un uomo di squadra, sono una persona che fa servizio. Quindi se ho accettato subito di mettermi a disposizione, ho dato una disponibilità di massima perché a prescindere dalle convenienze del momento, io penso che chi fa politica debba farla per servizio, stavo sicuramente prendendo una bella patata bollente perché da una parte può sembrare sicuramente un onore, sicuramente sono deleghe importanti, però a 18 mesi dalle elezioni è soprattutto per quanto riguarda l'urbanistica, ci si carica di tante tante responsabilità su un cammino che non è stato impostato dall'inizio. E poi ripeto, il ruolo di Presidente del Consiglio, soprattutto eletto all'unanimità, è una cosa che io mi sono sentito addosso fortemente, quindi lasciare quella carica, spiegarla soprattutto ai colleghi consiglieri che mi avevano dato fiducia, era una cosa molto importante e molto delicata. Alla fine ho deciso di accettare perché c'è un discorso forte, condiviso, c'è una voglia di dare un'ulteriore accelerazione, c'è la amica Gabriella, amica, collega, che subentrerà in consiglio. Che subentrerà in consiglio e che secondo me è un altro valore aggiunto per la nostra città, perché Gabriella è una persona straordinaria e quindi tutta questa somma di cose, più alcune persone che mi sono vicino, che ho ritenuto opportuno sentire, confrontarmi, ti dico la verità, la maggior parte mi hanno detto di non accettare, però... Questo secondo lei perché hanno detto di non accettare? Perché innanzitutto, se parliamo francamente, per convenienza personale il Presidente del Consiglio è sotto un ombrello protettivo, dovrebbe, anche se non è stato sempre così, essere fuori dal far west, dalla disputa politica, un ruolo sicuro. L'assessore invece è legato a doppio filo
al sindaco un ruolo molto più operativo, soprattutto, ti ripeto, nella carica di assessore all'urbanistica. Questa è una città che subisce delle scelte, secondo me, profondamente sbagliate a livello urbanistico, che vengono dal passato e che hanno ferito il volto della città, e quindi l'assessorato all'urbanistica, se visto come un'opportunità personale, può fare gola a molti; se invece visto con un senso di responsabilità, è una sfida molto molto complicata. In questi 3 anni, a proposito di Presidenza del Consiglio e volendo tracciare un bilancio della sua attività, è riuscito a stare fuori da quel far west a cui faceva riferimento prima? Ci ho provato sicuramente. Molte volte sono stato trascinato in questo far west e ho cercato di districarmi e di non sferrare colpi. Solitamente il ruolo di Presidente del Consiglio lo si ricopre quando si ha già una certa esperienza politica. Io invece mi sono ritrovato investito di questa carica alla mia prima esperienza consiliare, quindi è stato tutto nuovo, ho dovuto studiare, ho dovuto capire istituzionalmente come muovermi, perché è un ruolo molto delicato, poco operativo ma con una valenza istituzionale fondamentale. Comunque mantenere un equilibrio tra la coalizione che mi aveva eletto, con la quale ho fatto un percorso, e la minoranza, non l'opposizione, con la quale ho sempre cercato di avere un dialogo costruttivo. Fortunatamente, io li ringrazio perché molte votazioni importanti si sono concluse all'unanimità, a dimostrazione che per il bene del Paese si riescono anche a mettere da parte le divisioni. Certo, poi, come è fisiologico, a volte il Presidente del Consiglio può diventare anche il bersaglio delle critiche. Capro espiatorio un po'. Certo. Ora che stavo per dimettermi, magari la mia figura era molto apprezzata. Sicuramente mi ha ferito presiedere consigli comunali che poi sono andati deserti da parte di alcuni consiglieri. Infatti, lei ha detto: ho ricevuto più attestate di stima nell'ultima settimana che nei 3 anni precedenti. È stato così, non ce lo nascondiamo. Io proprio quest'estate purtroppo mi sono trovato a presiedere un consiglio comunale dove la minoranza ha abbandonato l'aula rimproverandomi di non aver mantenuto l'equità delle posizioni, diciamo la democrazia del consesso, cosa che io invece penso di aver fatto assolutamente, lo dimostrano gli atti. Poi non è che ci possiamo nascondere dietro quelle che sono le nostre convinzioni personali. A proposito di opposizione, nell'ultimo consiglio comunale, prima di abbandonare la seduta, i consiglieri di minoranza hanno sostenuto che la sua presenza sullo scranno più alto del parlamentino comunale era illegittima, poiché in violazione dell'articolo 47,2 dello statuto comunale, secondo cui la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere. Il comma in questione dice che un consigliere che assume la carica di assessore decade da consigliere all'atto della nomina e non all'atto dell'accettazione, che è avvenuta, per quanto riguarda lei, dopo 10 giorni, dopo il consiglio comunale. Il TUEL dice l'esatto contrario. Come vuole commentare questa? Perché in effetti la norma poi è da interpretare, perché c'è chi dice che il TUEL prevale sullo statuto comunale e chi il contrario. Penso ci sia stata una disattenzione da parte dei colleghi. Secondo me non è proprio la sede del consiglio comunale quella ideale. Fortunatamente il TUEL mi dà ragione, ovviamente l'avevamo studiato, non è che andiamo impreparati in consiglio. Come ti ho detto, mi sono concentrato sul consiglio comunale prima di pensare ad altre questioni, ma poi ci vorrebbe anche un po' di buon senso, altrimenti il sindaco, quando si vuole liberare di un consigliere scomodo, lo nomina a prescindere dall'accettazione, lo fa fuori dal consiglio comunale. Mi sembrava, mi veniva da sorridere, però. Un ex consigliere di maggioranza, Adolfo Citro, col quale ha condiviso un percorso lungo circa 3 anni, perché lui è uscito, diciamo, era da un po' di tempo separato in casa, però è uscito ufficialmente dalla maggioranza dell'ultimo consiglio comunale, le ha scritto una lettera chiedendolo di non lasciare l'incarico da presidente in quanto votato all'unanimità da tutta l'assemblea, lo ha detto anche lei prima, e ha detto: queste manovre di un poltronificio in liquidazione non appartengono certamente ad una politica di rinnovamento e soprattutto non rappresentano la sua persona. Come commenta questa lettera? Ha fatto molto discutere nei giorni scorsi questa lettera, che poi è stata inviata prima del consiglio. Io ovviamente la interpreto come un attestato di stima da parte del collega Citro, perché se mi chiede di restare in carica è perché probabilmente credeva nel mio operato da Presidente del Consiglio, quindi io do una lettura assolutamente positiva della lettera di Adolfo. Il consigliere Citro è stato uno dei consiglieri ai quali io sono stato più legato, abbiamo avuto
ci hanno unito molte battaglie. Poi si è rotto qualcosa poi con la maggioranza, però si è rotto qualcosa, parte sua, intendo. Probabilmente sì, lo ha dichiarato lui stesso più volte, c'è stato una sorta di allontanamento lento. La politica, Alessà, è molto delicata. Vista da fuori può sembrare frutto di scelte azzardate o di tatticismi dell'ultima ora, però fare politica è anche avere la pazienza di costruire rapporti, di fare dei passi indietro, di fare dei passi al lato, di capire quando si può tirare la corda, quando non si può tirare la corda, quando si può vincere una battaglia, quando si può perdere una battaglia per poi portare la guerra a casa. E quando due strade cominciano a allontanarsi, poi diventa difficile recuperare, perché ognuno poi vuole difendere la propria posizione, ci si irrigidisce. Ma sono convinto che la politica sia l'arte dell'equilibrio e del dialogo, anche a oltranza, a volte. In fondo l'oggetto del contendere poi è sempre lo stesso, anche con Adolfo Citro, cioè l'eco distretto, no? Lei da Presidente del Consiglio si è espresso poco su questo tema, ora da Assessore che cosa si sente di dire? È un progetto sul quale l'amministrazione ha investito parecchio, anche dal punto di vista proprio, diciamo, ideologico. Comunque il sindaco in primis si è speso molto per portare avanti questa idea che, secondo chi la sostiene, è un'idea di rinnovamento totale, secondo chi la critica invece è una, come dire, rappresenta l'ennesimo schiaffo dato al territorio. Allora, guarda, il sindaco per spendersi, perché aveva la copertura politica dell'intera maggioranza, di tutti i consiglieri che allora componevano la maggioranza, di tutti gli assessori che allora componevano la maggioranza, perché al nostro interno c'è sempre una discussione, a volte anche accesa, sincera, ma si discute, non si prendono decisioni così in maniera avventata. Sicuramente il tema è molto delicato. È un tema che sarebbe divisivo anche se stessimo parlando della periferia di Bologna o di Oslo, però ne abbiamo discusso tanto, l'abbiamo approfondito. Io sono assolutamente convinto che bisogna andare in questa direzione, cioè nella direzione degli impianti, ma non perché lo dice Dario Vaccaro o Giuseppe Lanzara, perché la comunità scientifica mondiale ci dice che bisogna fare gli impianti. Ora, io ripeto quello che ho sentito più volte dire al sindaco: secondo me non ci deve essere una decisione precostituita, un impianto, una politica del genere non deve essere terreno di scontro politico, non deve essere campo di battaglia. Bisognerà continuare a discutere per capire qual è la soluzione migliore per il territorio, se la soluzione c'è la soluzione migliore sul territorio, se il territorio la deve governare, se il territorio la deve subire. Noi dobbiamo discutere con serenità. Però dobbiamo informare i cittadini. Fino a 3 anni fa probabilmente non si sapeva proprio di cosa si stava parlando. Oggi si comincia a fare finalmente sensibilizzazione, non ci si può dire che non ne abbiamo parlato. Certo, quando vedo che nel dibattito un impianto di compostaggio anaerobico viene paragonato a una discarica a cielo aperto o a un inceneritore, penso che ci sia o ignoranza o malafede. E se fossi in un cittadino mi farei 2 domande. Però ti ripeto, non c'è alcuna posizione precostituita, se ne deve discutere. Bisogna discutere con la città e arrivare alla migliore scelta per tutta la comunità, senza impostazioni, senza guardare dall'alto e senza forzature. Dopo la firma ha detto: le mie parole chiave sono due, coinvolgimento ed apertura, parlando in primis di urbanistica e di piano urbanistico che diciamo sarà approvato, si spera, entro la fine della consiliatura. E ha aggiunto: l'urbanistica spesso viene vista solo in funzione del chi costruisce, del come costruisce e del dove costruisce. Urbanistica invece significa riammagliare la città. Sul PUC siamo un po' indietro, dovremmo mettere mano ad una serie di aspetti. Perché siete un po' indietro sul PUC? Allora, siamo un po' indietro perché noi abbiamo ereditato un lavoro avviato nelle precedenti consigliature che su alcuni... Sì, perché c'è un preliminare di piano, lo dico già approvato, per informare i nostri telespettatori, approvato nel 2015, quindi esatto. Con l'allora amministrazione SICA. A che sicuramente non rispecchia invece quella che è la nostra visione di città, e quindi quel preliminare non dico che andrà stravolto, ma andrà cambiato sicuramente. Poi i tempi della burocrazia sono quelli che sono, quindi non siamo potuti partire in quarta come avremmo desiderato. Io, quando parlo di riaperture, io penso che anche sul PUC, anche se ufficialmente quando fai il preliminare si conclude la fase di ascolto
Io penso che invece la partita andrà riaperta anche da questo punto di vista, cioè noi dobbiamo riprendere la discussione con i territori, riprendere la discussione con tutte le categorie che compongono la nostra città, cioè ci dobbiamo mettere, dobbiamo parlare, dobbiamo capire questa città dove vuole andare, perché come dicevi tu leggendo dal mio stralcio, il PUC non è solo quante case si costruiscono e chi le può costruire. Cioè il PUC significa la visione che vogliamo dare al nostro territorio, questa famosa domanda che ci facciamo sempre, Ponte Cagnano cos'è? Cosa vuole essere? Secondo me Ponte Cagnano è tante cose, può essere tante cose. Abbiamo un tema del riammagliamento delle periferie, abbiamo il tema della fascia costiera che va dall'inquinamento del mare al ridisegnare quella che è proprio abitativamente la fascia costiera, a capire se quella zona va vissuta 12 mesi all'anno o solo 3 mesi all'anno come adesso. Ci sono i contenitori industriali. I contenitori industriali, un rapporto con il fiume, il ruolo fondamentale che ha la nostra città come snodo. Abbiamo due uscite autostradali, una stazione, l'aeroporto, la stazione della metropolitana. E poi bisognerà, in base a questa idea di città, accompagnare quelle che sono poi le iniziative imprenditoriali. Perché io penso che è sotto gli occhi di tutti che negli ultimi 20 anni, negli ultimi 10 soprattutto, la nostra città ha subito le iniziative imprenditoriali. Noi dobbiamo invece essere capaci di avere una nostra idea che quindi possa accompagnare l'imprenditore. Politiche giovanili, c'è un forum dei giovani da rinnovare, l'ultimo consiglio è stato eletto nel 2017, quindi tecnicamente sarebbe scaduto nel 2020, sì. Quindi siamo diciamo, in un regime di prorogatio, anche se siamo oltre il regime di prorogatio. Lei proprio ieri ha incontrato un po' le associazioni giovanili della città e sembra che diciamo, sì. Siamo in le elezioni arriveranno a breve, elezioni del Forum dei Giovani. Sì, c'era stato già un atto importante in consiglio perché era stato adeguato il regolamento del Forum dei Giovani perché ormai non era più rispondente a quelle che erano le indicazioni della legge regionale. Quindi già il mio predecessore, Gaetano Nappo, che aveva la delega prima di me, aveva cominciato questo lavoro in commissione con me, con Isabella Mangino, con Alessandro Maisto, che poi si era concluso in consiglio comunale. Io ieri come primo atto ho incontrato i giovani delle associazioni che avevano fatto richiesta di questo incontro. Adesso penso che ci sarà un'assemblea pubblica e insieme organizzeremo una roadmap che ci porterà a queste elezioni del forum, penso per inizio, gennaio inizio del nuovo 2022. Anno, perché ci sono dei tempi fisiologici. Ovviamente, come dicevo ieri anche ai ragazzi, Forum dei Giovani non è sinonimo di politiche giovanili. Io penso che in questa città, forse da 20 anni, da quando io ho memoria, manchino totalmente le politiche giovanili. Quindi il Forum dei Giovani è uno strumento, una parte delle politiche giovanili, ma bisognerà ritornare a parlare di politiche giovanili in città. E in che modo, al di là del Forum, quali sono innanzitutto penso chiave da affrontare? Sì, allora, dobbiamo innanzitutto, penso, cominciare a entrare nelle scuole, a fare, non dico politica nelle scuole, ma sensibilizzazione nelle scuole degli argomenti più ampi che ci siano, quindi dalla tematica dell'ambiente, perché oggi parlare di sostenibilità, di green è il futuro, la prospettiva del prossimo secolo, non di Ponte Cagnano, ma del mondo. Il mondo va in quella direzione e probabilmente già io e te siamo troppo vecchi per capire in che direzione va il mondo e quindi dobbiamo essere bravi a investire sui giovani. Parliamo di giovani che non socializzano, c'è il problema della droga, cioè bisogna intervenire in quell'età là. Poi c'è una fascia di giovani più alta, di età più alta, che finisce la scuola, non riesce a inserirsi subito nel mondo del lavoro, quindi resta fuori dall'università, resta fuori dal lavoro. Io vedo ragazzi che a 18-19 anni non sono in grado di compilare un curriculum, non sono in grado di cogliere le minime opportunità che il mondo del lavoro e il mondo della formazione possono offrire, quindi bisognerà accompagnare questi ragazzi, stare accanto a questi ragazzi. Cioè, i discorsi sono ampi, perché poi politiche giovanili non vuol dire parlare solo dei giovani e della festa, del torneo di calcetto, come siamo stati abituati in questi anni. Cioè, i giovani devono entrare nel sociale, devono entrare nel volontariato, cioè, dobbiamo accompagnare questi ragazzi e farli entrare in ogni aspetto della vita politica e sociale della comunità a cui appartengono. Lei ha anche la delega al commercio, io chiuderei proprio con il Natale che è alle porte, quali sono le iniziative che verranno messe in campo dall'amministrazione anche a sostegno dei commercianti che come ben sappiamo stanno ancora come dire, subendo gli effetti di una crisi che ormai dura da più di un anno?
Allora, anche lì ovviamente noi ci troviamo a combattere delle cause che sono quelle del Covid dell'ultimo anno, ma veniamo fuori da un decennio di crisi generalizzata, da un cambio della prospettiva del commercio, si va sempre molto sull'online, ormai anche i centri commerciali sono diventati vecchi. E quindi noi dobbiamo accompagnare i commercianti in questo senso, poi dobbiamo soprattutto metterli assieme perché probabilmente è mancata una politica che legasse i commercianti e quindi è mancato poi un canale di ascolto e di traduzione di quello che si aspettano i commercianti. Manca, e questo andrà fatto, un grosso lavoro su quella che è l'aspetto urbano della città, cioè la vivibilità della città. Probabilmente se io in una città non trovo il posto per parcheggiare o mi trovo a fare 40 minuti di traffico, Cosa che avviene in questi giorni, sì. tra l'altro, purtroppo. O non c'è un minimo di arredo urbano, di civiltà, di pulizia, Diventa non problematico. creo le condizioni favorevoli. Mentre sull'aspetto della pulizia penso che abbiamo fatto un passo avanti, forse inaspettato per noi stessi negli ultimi 2 o 3 anni, cioè la città da quel punto di vista è veramente cambiato, adesso dobbiamo investire molte risorse sotto questi altri aspetti. Ci sono delle iniziative che già sono state messe in campo, io penso che sia fondamentale programmare. Ovviamente io ho la delega da 7 giorni, Natale è fra 2 mesi, non è la finestra adatta per programmare, però Si può proveremo a già fare dare qualcosa. subito un segnale. Ci sarà un'assemblea pubblica con i commercianti, cercheremo di dare un Natale dignitoso. Oso dire che stiamo investendo tanto, tutta l'amministrazione, non solo per quanto riguarda me sul commercio, ci sarà un investimento economico importante sul Natale in città. C'è una delibera fondamentale che abbiamo approvato un po' di tempo fa e che dovrà trovare attuazione, che è quella di remunero, che la collega di giunta Rosa Lembo ha portato avanti e che adesso andrà data pubblicità a questa cosa, che è secondo me uno strumento importantissimo per mettere in circolo liquidità che poi resta sul territorio cittadino. Penso possa essere un'iniziativa fortissima e poi ci dobbiamo sedere con i commercianti e dobbiamo programmare un bel po' di cose, ma soprattutto dobbiamo riprendere quel canale di ascolto e di rispetto reciproco. I commercianti sono parte della città, io nel mio piccolo ho investito in questa città, quindi siamo sulla stessa barca. Se riusciamo a mettere da parte le contrapposizioni, ad ascoltarci, a dialogare, io penso che questa città abbia delle prospettive molto molto importanti. Ci sono tante cose da fare allora in questi 18 mesi. Troppo per i 18 mesi. Grazie Dario Vaccaro, quindi le auguro buon lavoro, poi ci rivedremo presto per fare il punto sui tanti argomenti che abbiamo affrontato. Grazie Alessandro, grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci. Io ringrazio per l'appunto dell'attenzione i nostri telespettatori, ci rivediamo presto con una speciale TG News.